Bentornati avventori della Gilda del Vespro per il finale finalmente di Fablecraft. Dopo 4 mesi, non è vero, però dopo un sacco di tempo siamo qua per finire la storia e anche per tirare un po' le somme su questo prodotto, su questa beta, su questo early access. E come al solito non sono solo io Ludo qui a fare questa analisi e a giocare, ma ci sono con me gli splendidi giocatori che partendo dall'alto verso il basso abbiamo Gufo! Buonasera a tutti, sono troppo gentili, troppo, grazie mille, grazie mille. Sono sempre il solito pasticcere, Ernest Canham, mercante di classe ma non effettivamente di interpretazione, e in questo momento cercherò di sputare te contro molte, molte, molte persone, credo. E forse lo pago una gemma o una stella, perché. Perfetto, ma se avete già assunto abbastanza zuccheri per oggi come me, passiamo al prossimo giocatore, ovvero Sara! No, niente. Vabbè, grazie. 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 Io sono la vostra mercante di fiducia, Penny, e questa sera, No! volevo dire no, cioè scusate, per i Needles. E vi assicuro che questa sera, quando a fine sessione, riuscirò ad ottenere più soldi di Gufo. Magari ce ne hai già, non mi ricordo. Non ne ho idea. Comunque, Probabilmente, questo se ne avete è. abbastanza di cose sbrilluccicose, bacchette e scintilline, abbiamo anche il prossimo giocatore subito sotto, che guarda caso in questo momento sono nella stessa stanza di Sara, ovvero Riccardo! Ciao. Sono proprio Con una io. telecamera che è assolutamente fluida, vorrei dire. Ed è proprio lui, è proprio lui. Sì. Sì, io Gioca come sembro sempre. nell'oltretomba e lui chissà dove, tutto illuminato, stessa cosa. E come sempre è proprio lui il nostro Sgombros che con la sua trap ci infatterrà. Che in realtà cambia molto il genere, Il però. genere cambia come Ma le perché? maree. È bella, Ma è perché è ancora un poesia. musico in erba, Questa era sta comunque ancora la illustrazione. capendo qual è il suo gruppo. E se quindi anche per voi le rime sono troppe, abbiamo per finire in coda, ma non per ultimo, ricco a differenza degli altri solo di ignoranza, Gab! Così per parlare del personaggio in questo caso, però vabbè, Vabbè, ma Gab, col quello. suo. Con il mio nano pazzo in culo, Dimenticato. druido, e quest'oggi vi posso assicurare che, come le altre volte, io sono un individuo. Penso Tutte le continuerà bene. persone che esistono nel mondo, lui è indiscutibilmente una di queste. Esatto. Che party straordinario, assolutamente Party non straordinaria. improvvisato. Ma quindi, signori, come sempre usiamo l'utilissima feature di Fablecraft, ovvero il riassuntone. Ovviamente serve al pubblico, ma non a noi giocatori. No, 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 chiaramente. no, noi E sappiamo nemmeno tutto. Ovvio. al master, eh. No, no, infatti. L'ultima volta che ci siamo incontrati, eravate sulle tracce del Cercastelle, la reliquia sacra che Dil Tolgras vi ha assunto per proteggere. Siete riusciti a inseguire questa reliquia, inseguendola fino alle rovine del vecchio mondo, dove siete riusciti a penetrare nel covo dei banditi, e dopo aver superato il non totalmente spiacevole effetto della trappola a gas, siete riusciti a ottenere accesso alle stanze più profonde. Per farlo avete dovuto ottenere la gemma chiave e disarmare la trappola a gas, oltre che tracciare le costellazioni. Questo vi ha quindi riportato alla scena con cui ci siamo lasciati, ovvero voi eravate a bordo di una grande stanza con un tetto a cupola e dei grandi pilastri di pietra vicino ad ogni muro. Siete per ora nascosti da una piccola libreria di Mogano, ma sbirciando attraverso i libri,
vedete la figura che non può che essere Rune Nightshade, la leader delle lame. E torniamo quindi a questo. Rune Nightshade, la sua postura vi ricorda quella di un guerriero veterano. La sua muscolatura perfetta, adornata con le sue vesti crimson, le sue vesti rosse, rosse cremisi, le veste cremisi, e il mantello d'ombra. Le sue spalle sono molto ingombranti e non potete che notare le sue caratteristiche corna e i marchi fatti con l'oro sulla faccia, classici di un Highlander. Che ci sono Highlander qua, non mi ricordo, no, che è un'altra razza. No, non credo. Forse Riccardo mi sa di no, è un altro, esatto. Sì, Highlander e Gab. Ah, sì. Me l'avevo dimenticato. Allora in teoria anche tu hai delle cornina piccole da qualche parte. Ok, allora. Ho guardato l'immagine, perché lui è un insomma, Gab è fondito. Ok, di nuovo. Vabbè, quello, cioè, per la cosa che però più vi colpisce, più che tutto quello descritto finora, è lo sguardo di ghiaccio che si dice ammutolire anche i nemici più possenti. Rue è molto più alta di tutti gli altri banditi che le fanno da scorta all'interno della stanza. Un corvo le si poggia sulla spalla, come vedete nell'immagine, e in questo ogni tanto si stacca da lei solo per mangiucchiare della carne che si può trovare in qualche cadavere attorno ai limiti della stanza. Notate però in un luccichio che il corvo è adornato da una chiave di argento che penzola da un piccolo catenaccio attorno al collo, come vedete dall'immagine. Palesemente quella chiave apre un forziere, uccidiamo il corvo. Forziere dove si trova il cuore di Rune Nightshade, se la uccidiamo diventiamo la Lady Gladys. Ci sono, come vi dicevo l'ultima volta, sei guardie, banditi, che controllano la stanza e fanno da scorta a Rue. Ovviamente, io adesso vi ripasso la scena, vi ricordo che siete nascosti, ma vi ricordo anche che non sapete per quanto lo sarete, quindi a voi l'approccio. Io voglio fare solamente una domanda prima. No. Ok, i cadaveri che ci sono di altri banditi o sono persone che magari possiamo riconoscere come qualcuno della carovana che è stato rapito o qualche altra persona generica che è stata rapita nelle zone? Allora, sembrano più dei poveracci, quindi non sono né guardie della carovana né banditi, probabilmente sono abitanti dei dintorni, delle zone circostanti. Ok, quanto sono sparpagliati in varie zone della stanza? I cadaveri? Giusto. Sono proprio al limitare, quindi ce ne sono un paio appoggiati al muro a sinistra e uno appoggiato al muro in fondo. Ok, ultima domanda che faccio allora. Sembrano letteralmente uccisi, perché sì, piuttosto che magari hanno tutti uccisi nello stesso modo con dei tagli rituali o qualcosa del genere. Sembrano uccisi abbastanza grossolanamente, per quello che puoi dedurre. Tra l'altro, nelle stanze precedenti c'erano tutte le colonne con le venature dorate, tipo la sua faccia. Tipo la faccia di Gab, che Gab non lo sa. Sì, però anche la faccia di Gab, anche la faccia di Gab. La faccia di Gab ho solo il mento sotto la barba. Esatto, è troppo coperta da pelo, non lo avete mai notato. Oppure potrei non avere un mento. Quindi siamo dell'Highlander. Vabbè, come in quanto Highlander, c'è qualcosa che magari può farmi capire contraddistintivo, tipo che è una
fuggiasca, fuggitiva, diciamo appartenente a uno specifico clan, se funziona in questo modo. Fammi un tiro, te lo chiedo, ti chiedo un tiro, aspetta. Sicuramente è il capo di questo gruppo. Questo sicuramente, però... Direi, però... Magari... Effettivamente sto... prima di questo. Ah, ok, capisco. Vediamo, non posso fisicamente farcela, mi sa. Non me ne preoccuperai troppo. Non preoccupare. Sì, deduci che non sia propriamente un membro molto apprezzato della tua comunità, ma a parte questo... Ok. Siete tanti e molto separati, vivendo in ogni terra sopraelevata, come tutte le montagne. E ogni montagna più o meno fa regione a sé per voi. Va bene, perfetto. Era giusto per capire. E... Vabbè, cosa stanno facendo precisamente in questo momento? Ora queste persone stanno parlando, stanno... Allora, Ru sta... ha una pila di lettere che sta visionando... e sta prendendo una a una, leggendole e o accartocciandole mettendolo via, o se proprio è importante piegazzandole male mettendosele in tasca. Invece le guardie sono quasi una scorta reale, cioè capite che comunque lei ha una certa dignità e le piace questo presentarsi quasi come un re, no? Quindi sono tutte, ciascuna attorno a una colonna, così che scrutano la stanza, pronti a intervenire. Ma capite che più che per intervenire, visto che è molto segreta questa stanza, servono per quando ha ospiti, per far percepire una certa pressione. Ok. Allora io provo a guardare gli altri e io non parlo. Non descrivo quello che voglio fare, perché giustamente Tuk Tuk non parlerà, ma cercherà di farsi capire a gesti. Quindi lui fa precisamente questo. Due parole. Martello. Vabbè, lui ha fatto questo, decidete voi come interpretare questi gesti che ha appena fatto. Ha fatto... Penso che lui voglia andare a... Vediamo chi è il capo. Controllo che sei guardia. Penso sia una pessima. Ah, ok, no, quindi state parlando. Ok, pensavo che dovessimo fare piano. No, io dicevo che o andiamo dritto per dritto o furtivo. Ditemi voi. Io mi sporgo leggermente, tipo tra due libri discosto, per cercare di capire. Sembra che ci hanno visto, sembra che siano interessati alla zona dove siamo noi, hanno sentito qualche cosa, hanno visto qualche cosa che si spostava. Allora, due nella parte più distante a voi, e è okay. Troppo distante, perché cioè non pensate vi abbia visto perché è impegnata con le lettere più che altro. Certo, però io mi interessano più che altro delle guardie. Le guardie, allora, mentre lei sapete che è una guerriera leggendaria... Mm-hmm. Ma minchia, così le, le guardie... cioè, quindi non sembrano... Non è... quella che diciamo il nome aveva trovato sul bignetto. Sì, 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 è quello. No, no, è lei, lo no, se Night è diventato, si è deformato. È diventato lei. Poi Luna aveva fatto Miss Gender. Sì, fosse femminile. Nightshade che ne so per due femminile. Niente scusi. Allora, io direi così, facciamo così. Tanto furtivi non possiamo mai arrivarci. Insomma, c'è un tizio basso e grosso, quest'altra è svampita, io canto e basta, e lui è lui. Quindi utilizziamo la tecnica del last dance. The last dance. Scusate, che io mi sento due volte, quindi è un casino per me parlare. The last dance, ovvero io mi esibisco e voi caricate. Ah no, così non ti okay? sento, non sono ricco. Esatto. Io mi esibisco e voi caricate. Ok? Piano a sorpresa. Quindi, io tiro fuori la... Cioè, io non aspetto mai che non mi dicono sì o no. Ormai the show must go on, quindi devo andare avanti. E con... voglio castare Charm, per farla molto breve, che è Center of Attention, Shine. Che se clicchi sì. su di me, magari anche la gente vede, che è quella lì con le musiche, e entro parlando dicendo
Lord Vesna, sono arrivato come l'hai richiesto, ed ecco il mio brano che ho appena composto. E parto suonando una roba. Bella roba! Misto tra reggaeton e classica. Allora, questo è solo per darvi l'idea, non è partita la battaglia. Non è partita la battaglia, non è partita la battaglia, è solo per darvi un'idea, volevo. No, a me prendeva il mix tra reggaeton e musica classica. Che cazzo di mix è? Certo. In realtà è reggaeton, ma al posto del basso, le quattro note tutte uguali sono fatte da un violino. Esatto. È chiaramente la base. Sì, esattamente quello che si sente con sottofondo. Sì, tra l'altro, vabbè. Quindi tu inizi a suonare, centri l'attenzione su di te e... Ah! Per dare vantaggio allo charm. Davvero? Vabbè. Non mi do il tempo. Sgombro è così. Allora... Scappa via come un'anguilla. Aspetta, ma scappi davvero? Nella vita una canzone alla volta. No, no, io mi... insomma, okay. Vado avanti facendo okay. male, però vado avanti. Allora, vedi che inizia a uscire, fai qualche passo dietro la libreria e i tuoi passi rimbombano sul pavimento di pietra. In realtà, Rune non... cioè, mentre le guardie scattano subito a prendere le armi, osservandoti, Rune non alza nemmeno lo sguardo prima di iniziare a parlare. Sembra che ti vi stesse aspettando. Hai fatto il fallimento epico. Dovresti essere punito. Puniscilo, dai, puniscilo. E punisco tutti allora per non farlo. No, certo, grazie Sara. Sara, ha voluto. Ma no. Quindi Ru non alza nemmeno lo sguardo, continua a leggere le sue lettere. Ho qualcosa da leggere qua. Continua a leggere le sue lettere. Benvenuto, mago. Sono impressionata che tu ci abbia trovato. Tipo, alza leggermente lo sguardo. Immagino i tuoi amici siano con te. Non mi sei stato riferito come quello più intelligente, onestamente. Ma... devi andare tu. Quello è più talentoso. Possibile. Io esco, inizio a muovermi, ma metto tipo una mano sulla spalla di Perry e le faccio segno di stare qui. E dopo mi muovo con Tuk Tuk e sì, siamo arrivati tutti e tre quelli che ti stavamo cercando. Ed era ovvio che quando si parlasse del più intelligente si facesse riferimento alla mia persona. Che è un individuo. Sì. Non testare la mia pazienza, Highlander. Sì, comunque sono abbastanza impressionata. Avevo detto ai miei amici fuori di farvi entrare, ma pensavo che il gas vi avrebbe sistemato. Non siete così scarsi, dopo tutto. È solo un po' di gas buffo. Credevi davvero che sarebbe bastato così poco? Sì. Nel frattempo, ma... noi con i praticamente i lividi di quando siamo saliti sulle rocce per cercare di volare, ci siamo... schiantati di faccia. Però. Infatti lei dice, sì, ammetto che sentendo i colpi di rimbombo mi aspettavo fosse bastato. Beh, in realtà forse non mi aspettavo che la parata Tallgrass avrebbe comunque assunto tutti un gruppo di soli maghi. Meglio. Infatti, cioè, siete parecchio potenti e talentuosi. Un po' uno spreco, se mi permettete. Uno spreco per cosa, esattamente? Beh, c'è stato detto che dovevamo difendere una gemma particolarmente preziosa, che l'intero rituale dipendeva da questa. Mi sembra abbastanza sufficiente per poter convincere tre persone come noi. Sì, puoi anche andare a lavorare alle poste. Se proprio vuoi, è comunque un ruolo importante. Metti in comunicazione parti distanti delle nostre terre. Non vuol dire che sia proprio
non vuol dire che sia per forza un incarico che si addice a dei maghi. Credo però che si stia perdendo il punto qua, stai tergiversando tanto. Giusto, hai volete una passare proposta? Hai qualcosa da dire? Bah, qui di lavoro ne abbiamo parecchio, onestamente. Come vedete, ricevo lettere da tutti gli angoli del continente e diciamo che i miei uomini sono buoni, ma non buoni quanto dei maghi. Non ci mancano invece le ricchezze. E questa volta vi ha alzato lo sguardo e vi sta effettivamente guardando. Beh, ci sta offrendo. Beh, secondo me i vostri talenti sarebbero molto più utili e molto più sfruttati in modo corretto al mio servizio. Posso rendervi ricchi o potenti se preferite, dipende cosa fa per voi. Mi perdoni, ma tutto questo è un discorso che potrebbe essere anche molto affascinante, specialmente per un aspirante musico e lui. Ma onestamente, lei che cosa sta facendo? Perché ha rubato quella gemma o perché fa quello che sta facendo adesso? Esattamente cosa fa? Perché abbiamo sentito solamente poche voci su questo gruppo, su queste bande, e non molto positive, diciamo. Beh, io sono semplicemente una donna da fare, un Highlander da fare, e non trovo particolarmente corretto che le carovane delle grandi terre, delle grandi pianure, abbiano un monopolio sul commercio delle stelle, dei frammenti di stella. Dopotutto servono a tutti. È un servizio essenziale per difendersi dai mostri. E onestamente, quindi il cercastelle mi serve per rompere questo monopolio. Né per salvaguardare i suoi di commercio, immagino. Sono un Highlander da fare, l'ho detto all'inizio. Non so, e inizio a fare un paio di passi in avanti, più per tastare la reazione delle altre guardie, che effettivamente per vedere la sua. Cioè per capire se loro sono un po' più pronti, che imbracciano già le armi, o ci fanno muovere un pochino più. Allora, ti fanno arrivare fino a... vedete dove ci sono le fiaccole illuminate? Tipo. Sì, fino a quelle le fiaccole centrali, poi okay. Si combattono. Io faccio giusto quei pochi passi e mi metto una mano, anzi ce l'ho anche, quindi mi metto una mano sugli occhiali e semplicemente dico: tutto questo è affascinante e forse mi potrebbe convincere, ma signora Nightshade, qual è il suo desiderio più profondo? Cos'è che desidera di più in questa vita? E uso la capacità del mercante di Heart's Desire, che sarà, se vuoi far vedere, anche tua. Prova a tirare. Devo fare un tiro di empatia. Non ho la più pallida idea di come si debba fare. Datemi un istante, perché dalle actions. No, è più che altro non so la difficoltà. Se vuoi te lo chiedo io il tiro di empatia. No, ce l'ho. Dimmi la difficoltà. Difficoltà. Ok. Ah, tra l'altro, piccola cosa, togliendosi gli occhiali per giustificare il perché della magia, è come se gli occhi risplendessero di una luce, come se fossero raggianti. Non dico come un paio di stelle, però comunque come se brillassero di luce propria. E un flebile raggio di luce, praticamente fissandola negli occhi, si connette ai suoi ed è come se anche i suoi occhi riflettessero debolmente questa luce. Cogli che dietro la sua postura in questo momento molto seriosa e molto impegnata, in realtà in questo momento si sta molto divertendo. Perché... in questo momento è come un gatto che gioca col topo. E
riesce a cogliere che il suo desiderio più profondo in questo momento è di farvi abbassare le armi per uccidervi appena ne ha l'opportunità. Via, buffo. Lo vedo e basta, cioè lo capisco dei suoi movimenti, non dice No, niente. lei, Lei no, no, dice. funziona Ok. che tu lo cogli, Sì, ma lei no, no. era giusto la cosa, Lei era giusto continua col quello suo demeanor. che dice. Quindi mi giro leggermente verso gli altri, tenendo comunque sempre un occhio dietro. Signori, compagni, e nel farlo giro anche, cioè cerco anche di trovare il. Aspetta, fate così, spostatevi dove pensate di essere. Ok. Davanti alla libreria, credo. Sì, prego. Non potete farlo, mi sposto io casomai. No. Esco. Io non penso di riuscire. No, io no. Ah, Ah, scusa, uno scusa, alla scusa. volta. No, scusa, my bad, my bad, my bad. Ok. Io al massimo mi sono messa più sull'angolino, Come così. sempre, eh? Te sempre dietro. Ah, quello in alto, questo qui, va bene? Sì, questo, grazie. Campione corpo Tu mi pare che sia avanti, giusto? Che a corpo. stai guardando. Esatto, se vuoi mettimi anche un altro passo in Sì, avanti, in sure. caso. Così siete tutti soddisfatti, vi posso Sì, spostare. sì, sì. Si sa. Io a questo punto quindi mi giro di schiena, tenendo sempre d'occhio dietro, ma cercando di essere in direzione più o meno verso anche Aperi, oltre che ovviamente a Sgombro e a Tuk Tuk, dicendo: Beh, io ho una mia risposta, penso di averla. Voi volete accettare la proposta o volete portare a casa il vostro compito? Vedi che Tuk Tuk ride? Se è così tanto ricca, possiamo strappare le sue. Se lei è così tanto ricca, possiamo approfittarci delle sue ricchezze una volta che l'avremo messa fuori gioco. Quindi, perché no? E vedi che imbraccio il martello. Ludo ti ha chiesto se... No, Gufo ti ha chiesto se vuoi accettare. No, col cazzo. No, non ho chiesto se vuoi No, accettare. Gufo. No, è più una cosa del. Quindi volete effettivamente. Volete Ah, ho capito male la accettare la proposta. sua Allora sì, guarda. proposta o volete. No, io allora avevo inteso bene, cioè riformulo No, la sì, cosa, che no, forse si è scusa, io capita male. parlavo con Riccardo perché no, si era No, allora assentato. io ho parafrasato ovviamente in Ah, questo istante, però ok. l'idea era quella. Vabbè, io guardo se comunque guardo Clannam. Ma direi assolutamente di no. Possiamo stordirlo e prendercene noi le sue ricchezze. Quindi fatevi sotto. È dunque il momento di accendere alcune fiamme e volto completamente lo sguardo nei confronti di Perry, cercando di, ovviamente rimettendo gli occhiali e cercando di fare un occhiolino. Allora, io lo vedo, lo Dopodiché. capisco la situazione, però non mi muovo. E io non so se in questo coso esiste l'attacco sorpresa, immagino di no. No, anche Infatti. perché vi stanno tendendo loro un agguato, quindi non Sì, potete fare il infatti non contraguato. possiamo, Anzi, sono Esatto. stato anche un po' clemente che non ho perché qua dice appena un membro del party gira le spalle e attacca, quindi diciamo che il tuo era narrativo, Immaginavo. quindi non l'ho fatto, però. Allora, quindi lei semplicemente dice prende le lettere, fa un sorriso, dice: Beh, ho sentito abbastanza. Oh no, oddio, ho fatto cadere tutto. Vabbè, e le butta via, spargendole in mezzo alla stanza, estrae l'arma e dice: Se non siete con le lame, siete contro di noi. Avete fatto una pessima scelta e sarà l'ultima che farete. No, no, lei ha fatto una pessima scelta. Girandomi di nuovo e guardandola con sguardo di sfida, che ovviamente non sarà mai cambiato perché morirò malissimo qua, ma E per fortuna, e proprio in quel momento ci sono due di banditi che uno dice all'altro: no, no. Beh, sembra che si verrà sparso del sangue. Per fortuna questo mio nuovo amuleto è impermeabile. E l'altro gli dice: No, che figo, e dove infili le maniche? Vabbè, questa è. Mamma mia che brutta che era! Mamma mia che brutta L'altra che volta era più carina. Chissà, è stato un po' più carina. Oh, Vabbè, oh, oh, oh. sì.
ho le 100 battute più belle sui carabinieri qua, penso che le userò tutte. Una alla volta. Sarà tutta l'occasione di sfruttarle. Cioè, dopo faccio quella dell'elefante, allora. Va bene, comunque non stiamo... La devo riscattare, quindi... No. Allora, quindi possiamo partire col combattimento. Ok, vi ricordo una piccola cosa. Questo mi dice proprio di ricordarvelo. Ogni volta che uccidete un nemico, in realtà potete decidere se è morto o stordito. Lo ricordo come meccanica. Sono naive. Stordito il capo, perché nel caso non si apra la cassaforte le dobbiamo chiedere la combinazione. O soprattutto possiamo avere una ricompensa aggiuntiva se la riportiamo viva. A chi? Molto, molto, molto bene. Alla giustizia. Allora, io iniziamo a fare cose per bene. Esatto. No, perfetto. Minchia. No, è lui. Vedi che si stava muovendo. Prova a fare Volevo fare questo. Come in Dragon Age. Utilizzare... Come quel bellissimo gioco che è Dragon Age Veilguard. Che è un Dragon Age. Perché... Gotti. Sì, 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 ovviamente. Ovviamente. Uscito. Eccoli, i due danni. Ah, che bello. L'ultimo uscito è quello che vince il Gothi. No, vince, quest'anno vince, per me se non vince Metaphor è uno scandalo, ma prego, continuiamo pure. Allora, io esco facendo per il potere dei soldi, no, delle stelle. E quella che cazzo è? Non so se... Beh. Poi a peccare, culo. No. Si è messo bene. Mannaggia Ludo. Ludo, ma c'è... Ma può ancora muoversi, Guarda studiato. Che Sara, hai ancora del movimento, mi pare, Sì, ma comunque... Oddio, forse riesci a beccare il bandito e la boss. No. Se lo angoli bene. No, ok. Sì, allora sì, fai la fireball contro i due piccoli. Eccolo lì. Vabbè, due ne pigli. Però aspetta. Sì, comunque già è buono, No. No. Puoi spostarti con il mago. No, devi andare più giù. Forza no, devi per forza stare lì. Veniamo massacrati oggi. No. Madonna! Vabbè, oddio, se si inizia così è possibile, però. Vabbè, dai! Per turno. Dai! Ce la possiamo fare. È vero, l'altra volta ha avuto una lo scontro difficilissimo della vita e non ha fatto attacchi in quelle macchie. Figlia la puttana, annihilato. Comunque questi stanno attaccando gratuitamente senza fare tiri, Allora io volevo dire intanto ad Andrea, non ti preoccupare che a sto punto la squartiamo e ci prendiamo tutti i suoi soldi. Allora, io inizierei a avvicinarmi. Oppure ci alleghiamo e prendiamo i nomi. Vabbè, che palle. Ma che è? È il tiro per toglierci la iella. Giusto. Sì. È il primo turno dove non siamo abituati a questo buio, quindi ci stiamo muovendo un po' a caso. Poi bella questa, mi piace. Ricordiamoci che tra l'altro sono più... forti, corpo a corpo, fanno 4 danni. A me ne ha fatti 2. No, ne ha fatti 2 e 2. Ne ha fatti 4. Vabbè. Se vedi sei 27 su 31, quindi. Vabbè, ma lui è geometra. Io in realtà c'è un if. Questo lo togliamo. Ah, c'è un if, ok. Martello! Il nano che si vede al buio effettivamente riesce a colpire. Esatto.
palese. Però adesso sono curioso di capire quanti danni farà Ru. Io spero che li faccia su di voi. Fa tipo, secondo me tira almeno 3 danni. È perché è stato colpito. Ho preso per attacchi. Perché Gufo giustamente si è messo più avanti degli altri nonostante avesse meno punti vita. Ma è un uomo di allora. Attenzione! Che cos'era? Siamo deboli, subiamo il doppio dei danni. Ha attaccato il corvo, immagino. Mi sa che quindi è un po'. No. Sì, abbiamo un dado in meno, mi sa. Orco, questo è peso. Fa tutto lo che curi. Gufo, vai dietro il più possibile. E lascia i tuoi soldi dentro, vai. Quella è una cosa extra. Wandering in action. No, non ponderare. Ma già castato. Può fare più attacchi. Esatto, già castato. Quella era l'opener. Quella era l'opener. Questo è il tiro. 10 danni. Porco due! C'è la cosa leggendaria, il suo D&D. Sì. Mi piace che sopra mi fa lo spoiler di che sta per fare. Beh, spoiler. Allora fa Shadow. No, povero Gufo! Allora, possiamo... Salvate Gufo! Ok, io ho sottovalutato una cosa. Io ho letto un'abilità che faceva recuperare 7 di vita, ma solo un alleato. Io ho detto, ma sì, tanto mi butto in mezzo, vedo come mi puro. E invece... No, ma non è una grande idea buttarsi ora sul capo, non era meglio con no, ma non mi sono buttato contro il capo, mi sono buttato contro il nemico. Non tu, Riccardo. Ma ci sei anche vabbè, te, sì. Li fai fuori, io vado a distanza. Ok, io faccio i capolini, cioè... ok, ho capito. Cioè, nel senso, c'hai... Sì. La... Madonna... Io il cazzo... Madonna... Ricca, bravissimo, perché ora io adesso, prossimo turno, tento di immobilizzarla così si prende l'altro danno tuo del pulsar. Cosa faccio il mio pulsar? Fai il... ti fa il danno dopo. Sei fermo. Esatto. Gufo ti saluta. No, forse... No. Ah, ti ricordo che siccome te sei dell'erba come me, il fuoco ti fa il doppio danno. Che cos'è un Pokémon? Siamo, vedi, abbiamo le cose... Sì. Abbiamo le... L'erba. Quindi vuol dire che... A noi ci serve tipo un giardiniere quando ci viene a fare capelli. Un afro con i capelli d'erba, come si può chiamare? Questo qua si è appena mosso, quindi un cespuglio, credo. Loro così. Brava. Perché vai. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, però prima mi posso vedere. Afromante. Ma scusa, l'afromante che è colui che controlla i... Vabbè, prendi quei due. Però prende quello in basso. No, ma quello in basso eventualmente se non si muove lo posso... Così. Vai. Tanto fallirai. Dai, se fallisco di più. Ok. Godo. E 9 danni sono grossi. Gufo scappa, ma non c'è. Vedo che stai facendo piangere. Aspetta. L'attacco è l'ultima parte del turno che si può fare? Sì. O mi posso spostare? Sì, quando è attaccato è finita. Ok, cazzo. Sì. E allora... Scappa! Sì. Mettiti dietro. No, ma tanto comunque mi raggiungono lo stesso. Però scappa dietro. E dai soldi a Penny. Ah no, sì, no. Tecnicamente io posso. Aspetta, com'è che si faceva a annullare il movimento? Rimettiti dove dovevi essere prima. Ctrl Z. No, non funziona Ctrl Z. No, trascinati dove. No, Ctrl Z ci ho provato, ma non funzionava. Perché. Oddio, no, si fa 10 danni. Vai! Allora, io sto pensando, non so se la vedete, perché io questa che ho visto posso targetare anche me, quindi posso fare danni e posso anche curarmi di 7. Sì, però sei morto il prossimo turno. Purtroppo sono morto. Però tanto comunque se mi sposto mi attaccano con le frecce sono molto uguale. Ma non puoi quindi... curarti? Non puoi curarti con il tiro quello. Sì, volevo anche aiutare nel frattempo. Ma no, cioè, volevo ma anche eliminare gli altri. Ma quando ci si pensa aiuti, se rimane in vita. Aiutaci. Però
ruolo importante solo esatto. Di non attaccare mai. Ok. Visto Abby. Sai che sopravvissuto agli attacchi. Però sì. No, tocca al bandito. Al bandito. Poi avevi pure svantaggio questo giro, non ti veniva. Sì, sì, ma ho visto com'è che funziona il dado di svantaggio. Probabilmente è anche quello dei successi vantaggio. Ok, ok. So cosa fare col turno di questo. Si sacrifica? No, non è Magic. Vedete che prendo un fischietto e... Ah, dai, perfetto. Timberwolf! Ah, richiami i mostri, quelli della stanza prima che... Dov'è? Addirittura? Ah! Ma io ce l'ho amico lui. No. Ho cercato Timberwolf, hai visto? È vero, cioè, Gabbè era diventato amico del tizio. È un altro. Ha fatto tipo Epic Success. No! Non mi rovinare i soldi. No, allora, va bene. Allora, io ve l'ho fatto così che lo chiama col fischietto, in realtà lo evocherebbe. Cioè, lo sta creando con la magia, quindi... Mi sembrava più carino, però non voglio confondervi, quindi... Io devo stare qui e cercare di immobilizzare Ru, così si prende il danno aggiuntivo. Vai. Martello intrappolante. È immobilizzata. Tuk tuk fortissimo. Ok. Ok. Sounds valid. Adesso ne chiamo un altro pure lui. Cosa fa? Le ha tolto le catene? L'ha curata dall'effetto. Aspetta un po'. O era semplicemente un effetto osteale? Sì, forse perché si è avvicinato, ha rifatto... L'ha curata. Porco. L'ha curata di 10 pure. Non ho... Ti ha allungato la pozione, praticamente. Sì, letteralmente stanno usando le pozioni. Non ho un modo per... Effettivamente, mi avete beccato in fallo, non ho una pozione contro l'immobilità. Va detto. Nice. Tattica. Quindi lui ha usato il suo turno così. Vabbè, Ru adesso ci spara 20 danni nel volo. Ha tirato una grossa pacca sul sedere. No, non è Baldur's Gate, non gliela puoi lanciare addosso. Oh no, pure così. Il vetro in faccia non fa male, non fa tirare danno. Buono. Povero Ludo, ok, lo vedo che mi da fanculo tutto il tempo. Non sono nemici fortissimi, mi sento di dire. I banditi no, abbastanza. Ok, va bene. E io riuso il mio turno. E io riuso il turno anche di questo. Orco. Ma domanda. Ma sa che si parlava di Baldur's Gate? Funziona anche lì che se ci diamo l'evocatore va giù anche lui? Oppure. Allora, cioè, non è. Giù? No, è concreto. C'è un'evocazione di trasporto. Non è un'evocazione. Ok. Vada Riccardo. Non puoi dire, se vuoi proprio fare la way così elimini anche il tizio dietro, però ci sta. Lo faccio io il tizio. Sì. Lo faccio io il tizio dietro. Come si muove questo di là? Intanto da cacchetto qua giù. È sempre la freccettina da due di tiro. Vai Sara, palla di fuoco. Per forza. Palla di fuoco non so se ce l'ha. Ah sì, ce l'hai. Fai un passettino avanti, così colpisci tutte e tre. E più che altro ti togli anche dalla portata dei Timberwolf potenzialmente. Lo fa? No.
Guarda da lì. Intanto buono. Poi anche a 12. Domanda. Curo tutti, cioè cura entrambe la prima linea o cura e danneggio il boss? Cura e danneggio. Perché se cura e danneggio, allora direi che mi sposto qua. Così intanto sono anche leggermente più lontano dal raggio. Ce lo fa? Buona! Guarda. Buonissima! Sì, sì. Beh, l'ha detto che siamo dei maghi, che i maghi sono potenti. Lei non è un mago, lei non è un potente. I Timberwolf sono belli incazzati, però mi fa. Dovevo spostarmi di più, mannaggia. Ok. Comunque, io godo del fatto che il leader in questo in Fablecraft è fa anche danni. Non è solamente tu. Cosa che è molto carina. Come nella vita vera. Se ti dai una botta di penicillina. Però tecnicamente. Ti ammazza ma ti guarisce allo stesso tempo. Non so se funzioni proprio così, ma va bene. Come no? Ho studiato medicina, è assolutamente così. Cioè. Sounds bad. La curerà di nuovo? Ovviamente cura di nuovo. Che devo fare io qua? Devi prenderti le botte e stare. Quanta vita c'ha? 15. Adesso 15. Ha 45, ma le avanzano ancora 15. Chi ci dice che non è una seconda fase? Più che lei dovete affrontare i due Timberwolf, che sono più forti di lei. Perché danneggia, non ci arrivi. No, era okay, solo perché volevo prendere in zina quello dietro, ma non ce la faccio. Esatto, fai il salto. E facciamo sì, faccio il culata magica. Danda. Nice. Poi vado. Venga dalla mano. Cavolo, però ora. No, allora, adesso cerchiamo di eliminare Tizia. Poi ci pensiamo. Intanto ci dobbiamo spostare. Sì, però intanto ci spostiamo poco alla volta. Okay. Allora. Ci spostiamo verso il fondo della stanza, così andiamo a. Come si dice? Andiamo a nasconderci da noi. Con questo attacco bello grosso. Ma ha preso qualcuno? Sì, ha fatto. E ha preso. Sì, voi due. E vi ha messo il dado di svantaggio. Ma portarsi. Scombo un sacco da. Ora c'ha un'altra azione ancora che può fare. Lei si può anche curare da sola. È autocurata. Sì, sta usando. Vabbè, Dio, abbiamo anche noi il nostro selfie al effettivamente, però. Cavallo. Questi sono la zona barriera. Ovvio. Bruttini. Ci sa? Ragazzi, se riuscite bloccate U e io penso il bambino. Ah, scusate. Se tenete fermo lui e non mi può colpire, allora dopo. Vedi? Svantaggio non mi può colpire. Io. Allora, spostati e cerca di bloccare i Timberwolf. Metti un muro, metti un qualcosa. No, qua anche sì. No, fai. Sì, ma il bandito devo colpirlo e autocurarmi, eventualmente. E non riesci a colpire lei, però, autocurarti? Sì, ma mi devo avvicinare. Ma è meglio se ti avvicini di qua che te stai avvicinando ai lupi. Sì, no, allora, quello poco mi assicura, ma nel senso, io devo essere proprio attaccato a lei per utilizzare la mia autocura.
Vabbè, la uso lo stesso su di me perché ho bisogno, altrimenti potrei cercare di danneggiare e curando anche Rick. E guarda, e se però tu... me lo tengo poi dopo contro i Timber, onestamente. Come cosa? Sì, anche qua davvero. Comunque qua c'è segnato che curo 7 di vita, ma mi sono fatto 12. Perché ah, hai fatto il bonus. Sono scemo, sì. No, al prossimo turno. Vabbè, Maduro, come Knam e come Sgombro sono fatti di erba, subiranno danni da fuoco aggiuntivi. Esatto. Certo. Per forza. Rinuncia Ludo. Fuoco o ghiaccio? In teoria. Ludo, continua a giocare, per favore. Sei nei guai, Ludo, Che cosa fai ora, Si non è specificato, però deduco che non posso usare cumulativamente il block. Mi rispondo da solo. Si può fare. Cioè, allora, usalo e provo a capire. Ah no, lo perdevo. Ok, no, l'avrei dovuto usare perché lo perdevo questo turno. My bad, ho capito. Senti, dai, finita. Siamo con Ru. Sì, però... 2025 fanno Paw Patrol 3. Quindi farete un gioco. Questa è la ti dico una cosa per cui questa è la prima cosa che dico qua in live che, per cui posso veramente denunciarmi. Ci hanno mandato la trama 2 settimane fa. Vabbè, tanto nessuno lo racconterà. Questo è il gioco più venduto nel 2020. Oh. No, infatti non dico niente, Paw Patrol è un gioco incredibile, però. Sarà anche il non penso che noi siamo il target, mettiamola così. Io vorrei non comprare. Beh, se volete una key ve la do io, insomma. Che gifted a DV? E perché? Vai. Nuovo format, proviamo i giochi dello sviluppatore. Dai, volevo usare sta cosa potentissima, niente. Godo. Si può fare nell'attacco, sì, qua probabilmente. Mettiti dietro di lei. Cioè, mettiti sul lato, che così vi curo tutti dopo in qua, linea. O qui? Qua. No, lì sotto, sì. Sì, dietro sto pensando rispetto a Tuk-Tuk. Vai, Tuk-Tuk. Nice. Ok. Mobilizziamo. Se adesso mi va bene, io riesco a curare tutti e... Perfetta, siamo tutti in linea. Godo. Scusa, Ludo. Vabbè, dai. Ancora poco. Tanto adesso avrò sfiga io, non riuscirò a colpire. Vai, gufo. E invece... Non è più. Fuori dai giochi. Grande gufo. Oh. Affanculo, Ru. Adesso combattente leggendaria. Ovviamente, dato che si può scegliere danni non letali contro di lei. Sei semplicemente svenuta per... Cos'è sta cosa? Rising Howl. Si sono boostati? Fanno più danni? No, hanno un dado di vantaggio. Che vuol dire che possono fare più danni? Sì. Allora, io posso fare... Bellino. Cosa posso fare che abbia un senso? Vabbè, posso ad esempio anche curarmi da solo io? Sì. Sì, uomo, becca, ma... Allora, se vuoi attaccare, io posso continuare a curarti dopo. Non è nemmeno il personaggio, sono animali, bestie, vai a salvarlo. Come li salvo? Li salverò a pugni. Esatto. Però aspetta, forse Stardivi siete messi in linea. Fai una cosa, se tu ti butti e loro ti attaccano, posso utilizzare sempre il grosso heal che fa danni. Tranquillo, aspetta, facciamo così. E la facciamo così, vai. Date a porco. Vabbè. Volevo fare il salto rallentante. Neanche ti riesci a spostare.
Aio. No. Però adesso mi inculano malissimo. Nah, non troppo. E invece... Vabbè dai, hai solo... Porco. Ist. Ush. Arrivo a salvarti. Piccolo. Grazie. Non ti preoccupare, Gabby, che di più. I lupi mi fanno la bua. Ti preoccupa. Ma no. No. Cazzo, per una volta. Allora, effettivamente sì, è anche il momento per poterlo fare. Noi abbiamo una pietra di risoluzione? Puro caso? No. Qualcosa? Sarà spostati indietro di un po', che secondo me riesce a prenderli, con la cosa. Beh, mi senti un tuk tuk tornerà in nebbia. E non ho mica capito come funziona sto muro, intanto si gira. Perché secondo me ti considera una sorta di sfera attorno a te. Quindi devi andare più in alto addirittura per poterli colpire per bene. Ma puoi leggere la descrizione? Ah, sì, avevo oh. Ecco. Uno, due, tre. Vai. No! Ma poi si sono colpiti a vicenda i dadi, ma che è sta cosa? Chiaramente di vabbè, fare, tocca di fare. Uno è sì, positivo, infatti... l'altro è negativo, mi pare anche lì. Non andava bene il tiro perché si sono colpiti. Sì, è come a Blackjack. Esatto, giusto. Praticamente. Effettivamente. Vai Gabba, beccati queste pure. Donna 18 e 10. Ah, ho anche fatto un achievement. Fa recuperare 15 vite in un singolo attacco. Pensa a livelli più alti. Belli chi hai, certo. Non so cos'è. Porca troia. Ok, fai danno e curi un mondo. Sì, cioè, conta che io curo di 7 e faccio 5 danni. E con ogni due successi aggiuntivi faccio il 50% di danni e danni e cuore in più. Senti, te ne devi stare fermo qui e muto. A cuccia adesso. Orco, dai, ci siamo quasi. Sì, no, allora, questo qua se lo riesce a far fuori, cioè lo facciamo fuori a breve. Sara dovrebbe anche... Risultato per il morsega. Grazie, Sara. No, non io potrei fare così e lasciare alla morte. Ma no, perché mi dispiace per Ludo? Ne parliamo alla fine. Di cupare il rosso. Vai. Vai Sara. E io cliccato però. Pure il danno bonus. Vai. Vai. Godo. Ok. In questo momento. Vedete che dalle scale scende il vero nemico, Lord Zanzendrang. Questo Ludo, ti... questo sì, ah tu lo senti Puffo? Ah, io lo scende sento. Questo drago delle pianure che non è vero, così un po' a sorpresa. Figa, non so che cazzo va a darmi conto, ho finito tutto. Non c'è. Lo possiamo affrontare, non abbiamo paura. Ma probabilmente vincete pure. No, vabbè. No, scherzo, amate finito. No. Sotto questo drago delle pianure. Poteva essere un bel plot twist, ma... Allora... Cadono a terra gli ultimi nemici. Godo. Trovate il cercastelle in una pulita e ordinata scatolina di legno che si trova alla fine della stanza, chiusa da un lucchetto. Che c'era il corvo di merda, non l'abbiamo ucciso il corvo. Il party si ricorda degli accorgimenti che gli aveva chiesto
deal di non danneggiare in nessun modo il cercastelle. Esatto, ce lo ricordiamo. Quindi, Certo, sicuro. visto che vi siete ricordati del corpo, io vi dico solo buona fortuna. Vai, In che fatemi senso? divertire un po'. Io c'ho vantaggio, pezzo di merda. No, Non è lo suo vaffanculo. vantaggio. Ma Cristo. Non posso porco due. Ma io ho un sotto gufo, lo vedi? Allora, adesso quindi vi chiedo, volete provare Sì. a aprire la scatola spaccandola? Aspetta, aspetta. No. Gufo, prova a parlare. Vedi che non si sente, pure prima parlava, povero Ma non sta Cristo. aprendo la bocca. Allora sì. Gufo di banana. Vedi che Ah, è qualcosa sta vero. dicendo, Sì, in sì. qualche Perché modo. Non banana, credo. lui non può dire banana. Gufo non può È dire proprio. banana. Sì. È Gli abitanti delle impedito. valli non possono dire banana perché è un frutto, non è autoctono. Loro possono dire solo tartufo, capre. Papaya. No, papaya non è autoctono. Popone. Papaya. Monti. Ok, allora. Chi vuole. Ah, io non vorrei distruggere la scatola. esatto, nemmeno io. Cioè, se c'è il Ok. castello lo dobbiamo conservare per Allora, se bene. volete, potete provare a scassinare il lucchetto, allora. No. Qualcuno ha Scusami. improvisation, sì? Io. Piccione noi non lo vediamo. Io. Ma è lì che vola. È lì che vola. Scusami, tu non ce l'hai del cibo per attirare il piccione? No, lo posso far cantare e rimane fermo. Incantalo con il tuo canto. Però. Prova a tirarmi la tua abilità di classe a centrare l'attenzione, forse. Può Vai. essere Ah, inteso. spitrina, spitrina. Attiralo con la pappa, con il canto, con le banane. Non la puoi lanciare? Devi lanciare empatia, no? No, ma non è da qua. Vorrei Devi fare avere. action. Sì, hai ragione. RPG, vai, rolla. Normale. Vabbè. Con quello che ho fatto. Minchia. No, però hai fatto un Success. epic success. Quindi ti dai da fare a suonare il piccione. Cosa canti? Che non è un piccione, è un corvo in realtà. I piccioni fanno. Ma come faccio il I bambini piccione? fanno. No, I quel bambini coglio. fanno. Che Un meraviglia! piccione. No, No, sì, dai. quella. Aspetta, scusa. Faceva No, così, faceva i piccioni fanno. Non è i bambina? Sì, quella i bambini fanno, ma è un'altra. Il In piccione. quel momento, allora, mentre lui cerca il tiro, Vorrei avere il becco, è vero. Scusate, vai. Vorrei avere il becco. Non ricordavo il Bambino, titolo di come questo fa un tipo, no? piccione? Piccione, È vero. l'amore sopra il cornicione. Visto. Di dare Ok. fiducia che mi trae il pene. Ah no, il pane. Ok, vai. Vabbè. Ovviamente, ma è strano. Allora, vabbè, dai, facciamo una Comunque. citazione. In realtà, due delle guardie non sono morte. Ma in realtà, narrativamente, non sono morte. Ma stanno scappando. Sono ormai lontane, che scappano Prendo le verso. guardie, quella alla porta Sì, iniziale, che esatto. Hanno stavano sentito il andando via. caos, sono arrivate, hanno visto. Sono scappate. E appunto una dice all'altra. E cazzo, adesso dobbiamo. È stato un massacro, adesso dobbiamo trovarci un altro lavoro. E l'altra risponde: sì, ma un po' come quando lavoravo per il Cavaliere Bianco. E lui: che facevi? Cosa è successo al Cavaliere Bianco? E niente, è che un giorno c'è il Cavaliere Bianco, è arrivato il Cavaliere Nero. Il cavaliere nero lo ammazza. Però il cavaliere bianco aveva due figli. E allora i due figli incazzati si armano, vanno dal cavaliere nero per vendicarsi e lui ammazza tutti e due. Però questi due, i figli del cavaliere bianco, aveva due figli l'uno. E quindi tutti e quattro si armano
Vanzo al cavaliere nero e il cavaliere nero ammazza tutti e quattro. Però, esatto, però questi a sua volta avevano due figli e quindi partono tutti e otto e vanno, per ammazzare il cavaliere nero, ma il cavaliere nero ammazza tutti e otto. Però questi avevano due figli e l'altra guardia dice: sì, ma quindi in sintesi cosa hai capito da quella esperienza di lavoro? Che al cavaliere nero non gli devi cagare cazzo. Questa è una citazione altissime citazioni che guardatevela sì, guardatevela recitata da lui, che è una roba pazzesca. Allora, chi stava facendo cosa? Mi sono totalmente perso. Ah no, sì, tu sei riuscito a tirare il piccio. Il piccione. Il corvo. il corvo chiamato il piccione di nome, che da cui recuperate facilmente la chiave. Quindi ora vi dico, chi vuole una runa d'ombra? Allora, vi dovete spartire come loot una runa d'ombra, un sacchetto di finto oro, due frammenti di stelle e il cercastelle. Chi io si prende cosa? Il cercastelle. No. Sì, no, va bene. Io mi prendo i pezzi di stella. Vai. Andiamo. Il finto oro che fa? Che fa? Potete, se siete bravi, farlo passare lì per oro. Vabbè, io prendo la runa d'ombra, dichiarato. Dammi l'oro. Altrimenti, se vuoi, ti lascio. Mi prendo io il finto oro che lo posso smerciare. Ti lascio un pezzo di stella. Vai, lasciami il pezzo di stella. Ma che lo cosa ti fa il pezzo di stella a te? Il pezzo di stella ti ricarica un frammento, una charge, quelle gialle che avete sopra di voi. Ah, ok, carino. Forse utile. Specialmente per Riccardo, che ne ha appena usato un sacco. Allora. Davvero? Sono queste gialle che tu hai usato per cantare. È un po' cos'è, come lo Star Seeker. Ok. Bellino. Cambiamo un attimo settings. Tra l'altro, Ludo, una piccola cosa che ti chiedo. Nel frattempo che eravamo lì a controllare, mi senti? Sì. Ok, perché mi ha laggato un attimo. Nel frattempo che eravamo lì a controllare, c'era tipo una gabbia abbastanza grande. Ok, sì. Perché quello che faccio è, non sono particolarmente forzuto, eventualmente chiedo anche una mano a Tuk, ma io prendo una delle gabbie, prendo uno dei due Timberwolf che non è morto, è stato stordito, in realtà, e lo metto all'interno della gabbia. Avrò un cane guardia del corpo. Ma se vuoi, guarda, per facilità possiamo anche fare che fuori vi incontrate quello che vi era fatto effettivamente amico. Che è mio. Sta. È mio lui. Vabbè. Amici. Vabbè. Ve lo spiego. Perché allora, semplicemente ridere come cosa che volevo un Timberwolf, però va benissimo. Sì, tanto c'ho Tuk Tuk che lo addestra, nessun problema. Allora, certo, addestri Tuk Tuk che addestra il Timberwolf, certo. Trovate l'accampamento degli Erba Alta in una situazione molto migliore di quello in cui l'avevate lasciata. La carovana è stata riparata, i pilastri che erano franati sono stati riparati e tutte le linee di frammenti stella sono state ricostruite. E fate un ritorno trionfale accolti da grida di giubilo. E vedete che Bill di basso vi viene incontro e fa: lo sapevo che potevate farcela, dice dandovi la mano, scuotendola vigorosamente con un largo sorriso. Non ho abbastanza oro per ripararvi di quanto vi dovrei, vi sono eternamente grato. Ora è stato semplicemente un piacere. Muoviamoci così che faremo in tempo per il festival. Lì ci separeremo, ma spero che rimarrete per le celebrazioni. Ci sono tante persone che vorranno congratularsi con voi. Assolutamente. E in più sarò contento di parlare lungo il viaggio di questo scambio, perché ci avevi promesso una ricompensa. In più, siccome io personalmente ho recuperato Cercastelle, penso di dover avere una bancarella nel miglior posto possibile di tutto il festival. Vorrei venire sponsorizzata su tutte le carovane. Penso che su tutte le carovane ci dovrebbe essere scritto il mio nome. Insomma, mi serve un po' di pubblicità.
anche no, desse il... Penso di meritarmelo per il cercastelle. Ma se mi ha stralato devo recuperarla. Tutti noi l'abbiamo recuperato. Io ho fatto una performance da urlo. Il cercastelle penso di averlo io in questo momento. Sgombro, però la ragione è stato uno sforzo collettivo. Certo, è giusto che infatti ognuno di voi ha la ricompensa che è stata pattuita. Effettivamente è giusto che Perry, rinunciando alla sua ricompensa, chieda semplicemente un, come si dice dalle nostre parti, endorsement per tutta la... Quindi a Perry niente oro, no, ma solo Perry, pubblicità. Perry aveva sì, di oro in più perché no, no. L'aveva Tuk aveva detto che gli dava i suoi soldi. Signor Dill, ascolti me, lo sciarmo, porca puttana, vediamo se è questa bastarda. Ti do il prezzo di stella, pubblicità. La pubblicità è molto meglio dei soldi ora, perché la pubblicità è una po', sono soldi in futuro. No, ma mi servono i soldi per investire nella pubblicità. No, se te la sta facendo lui. Ma la pubblicità. Te la fa gratis la pubblicità. No, mi serve un po' più di soldi per il materiale, cose. Tu che ne capisci, ti faccio lo sconto, lo vuoi un buono per la mia bancarella? Te lo do. Non c'ho bisogno, io ho la strada. Beh. La strada è la mia bancarella. Se me ne frega. Ma che c'entra? Io posso dare i voucher, vedi, ne ho 5. I voucher, cioè i buonissimi, sono bellissimi, è vero. Ho uno sticker, ti metto uno sticker in faccia, c'è cioè la mia faccia con scritto io 50% di sconto. Cioè i buoni pass. Io letteralmente ho i bigliettini da visita della mia locanda. Io posso fare il review delle mie performance. Quanto oro hai? 40. 40. Vabbè, io faccio... Guarda bello. Io ho 30. Aspetta, fammi contare, io ne avevo 45 più quelli che mi ha dato da assoluto, che non so quando... Non so perché. Vi ho dati 25 a testa, all'inizio dovrebbe essere 20 ma avevate patteggiato per farveli aumentare. Perfetto, Sara, io ne ho 120, quindi... Minchia, perché 120. Ho anche la borsa di finto, sono 50 monete. E perché so, ho anche le 50 e monete d'oro. Ho sono monete d'oro. Sì. Pessimi. Va, di sé. Allora, comunque bellino sto festival. Signore e signori, siete arrivati al Festival delle Stelle Cadenti. Poco dopo il tramonto, lanterne colorate fluttuano sopra la vostra testa, tende da carnevale si aprono dinanzi a voi e sculture luminescenti si trovano lungo tutto le strade per onorare le stelle. People, le persone da tutta Mita sono arrivate per camminare assieme ai ai giocolieri e i mercanti con e un grande massiccia gruppo di persone si muove per questa fiera con le mani appiccicatrice per le torte al miele e gli occhi luccicanti, no che schifo, gli occhi luccicanti per tutta la bellezza della giornata. Signori, parte di roleplay, i maghi possono esplorare liberamente il Festival delle Stelle Cadenti, per quanto vogliono. Vabbè, questo non ve lo posso leggere, questo ancora meno ve lo posso leggere. Ok, vi posso dire che ci sono tre zone principali, ciascuna con numerosi posti in cui andare. C'è la zona cibo bevande. C'è la zona della fortune teller, della chiaroveggente, e c'è la zona dei giochi, quelli da carnevale, per capirci. Io vado carnevale. Ok. Quindi partite dai giochi per carnevale. Ma c'è sì, dai. Per ogni cosa. Io non ci sono. No, però io ho tutte, ho 200 schede. Allora, arrivate... Io in questo momento non ci sono. Chi? Io non ci sono perché nella zona dove si serve il cibo sto aiutando a servire il cibo. Oh, che bravo guaglione. Da buon pasticcere mi sono messo a cucinare e ho messo ad aiutare. Poi andrò dalla fruttiontella. Lo potreste incontrare, allora. Ah, e poi, scusate, c'è una quarta zona, cioè che però è il centro di tutto, in realtà, che è... l'antico negozio di misteri e curiosità d'Italia, che è il negozio un po' principale della fiera. Ah no,
Quello ci si deve andare per forza. Hanno qualcosa tipo dei busti con un tizio particolarmente pelato e il mentone? No, no, puoi chiedere, ma secondo me siamo a Venezia, quindi non ce l'hanno. Ok, allora, nella zona dei giochi da carnevale ci sono due giochi principali, due tende principali. Da un lato, oddio, adesso devo tradurre tutti questi giochi in parole, mi ammazzo. Il gioco dell'arco, l'artistico gioco dell'arco di art. L'artistico gioco dell'arco di art da una parte. E il martello meteorico di Mikkelson dall'altra. Mica, io voglio fare il martello meteorico di Mikkelson. Ovviamente. Andiamo al martello. Io c'ho un martello. C'è questo signore baffpelato, effettivamente muscoloso, baffuto, alto solo 1,20 m però. Come tu? Ah, Brom, ma nano. Che fa? È il cugino di Tuk Tuk. Cugino! Signore e signori, testate la vostra forza contro l'unico Mikkelson, la meteora di tutte le grandi pianure. Va bene. Forza, prendete il martello e provate a colpire il bersaglio. Tu puoi riuscirci, prova. Tu, certo, buon amico, vuoi provare la fortuna? Soltanto una moneta d'oro per provare. Ma certo, ci mancherebbe che non mi metto alla prova. No, una moneta d'oro. Ti tolgo una moneta d'oro, metà. Togli una moneta d'oro, fammi fare, dai, fammi riguadagnare tutto quello che ho. Ok, e per Tuk Tuk. Porca di quel Quanto è difficile il tiro? Impossibile, con due dadi devo fare tre, devo scudare. Fammi scudare, ti prego. Fattibile. No, porti rogna. Niente male, amico, niente male. Ma se vuoi riprovare, sai che siamo sempre qua. Oh no. Oh no, a Tuk Tuk parte il gambling. Per dirvi, questo è un tiro di might, l'altro dell'arcieria è un tiro di agility, per chi volesse. Lei è l'agility. Dovresti provarci tu, Sgombro, a tirare con l'arco. Tu sei bravissimo su questo, no? Ma quando mi hai visto? Beh, sì, famosissimo. Ho già i due di agility, guarda. Quindi, qua, che vuol dire? E prova. Sono brava a scappare, mica a tirare. Vabbè, anche due di might potenzialmente. Lo faccio io. Vuoi farti provare agility? Sì. Proverò a fare questo grande tiro con l'arco, le stelle sono con me, ho ritrovato il cercastelle, io. Vedete che nell'altro, nella zona del tiro con l'arco, c'è una signora, sempre alta 1,20 m, uguale al tizio, solo con i capelli biondi e non i baffi, cioè, okay. Che è la sorella, no, è Arte, è la sorella, e fa, signore e signori! Provate a cimentarvi nel tiro con l'arco, un centro, un meraviglioso premio direttamente dalla negozio di magie e segreti d'Italia. Allora lo faccio anche io. Io voglio provare io. Ok, provate voi due, vi togliete o ve lo tolgo io un euro a testa? Come si fa? Un euro. Allora, cliccate sul vostro personaggio. Poi cliccate sull'inventory e potete modificare il numero. Okay. Fatto. Perfetto. Allora, Peri e Sgombro, giusto? Yes. Sì. Boia. Ve l'ho detto. Questo... è impossibile. No. Per una moneta potete fare quanto volete, potenzialmente, però... Oggi no. Ok. Ovviamente adesso parte il momento gambling, davvero. Sara, poi 680. No, non l'ho visto il tiro, mi sei andato. Ok, te lo vedo. Altrimenti solo Gilly ti controlla tu. No! Com'è possibile? Buon tentativo, ma non abbastanza. Aspetta, posso riprovare? Scoperto, no. Il punto debole di Sara. No, ci siamo rimandato quando non è successo, rimandalo
Ma Sara, puoi anche tirare tu eventualmente, eh? Yeah! Oh. tirati via tre monete d'oro però, Sara. Le tolte. Ok, ok. Guarda un po'. Bellissimo centro, ragazzino. Bellissimo centro. Oh, grazie. Forza. Scegli un po' il tuo premio e ti mette davanti una scatola di legno con quattro oggetti dentro. C'è o il pendente del traguardo che dà vantaggio ai tiri natura, okay. Oppure c'è un amaro di mirto che, vabbè, fa praticamente... rende una persona isterica per 24 ore, isterica nel senso che gli viene da ridere continuamente. Okay. È Tasha, è la risata di Tasha. Oh no, poi c'è una piccolissima, una ranocchietta blu e verde piccolissima, che quando apre la bocca fa le bolle e basta. No. Non so che altro faccia, però bellissima. No, io quella. E poi c'è un incensiere. L'incensiere, proprio che sia l'incensiere, che è dove puoi bruciare gli incensi per usarli. Aspetta, io guardo la ranocchietta. Tre oggetti che non servono un cazzo e uno che mi dà vantaggio alla natura. Esatto. Quello che ce l'avete già qualcuno, ve lo dico tra l'altro. In realtà l'incenso può causare litigi o chiudere litigi. Ah ok, dai, prendo l'incensiere. È molto utile effettivamente anche da Malcant. Sì. Ah, aspetta, però può calmare i litigi solo tra persone che non si odiano. Okay. Cioè, capito? Vabbè, cioè, tipo se... effettivamente non ti fai odiare da, diciamo, dei clienti che ti stanno andando contro, puoi tranquillizzare. Esatto. Io guardo la ranocchietta, guardo... Questo ha detto che è dal negozio di curiosità, giusto? Dobbiamo andare al negozio di curiosità. Se la fai vedere, se me la mandi forse la posso vedere, perché l'incensione... Va bene, ve la mando, aspetta. Importantissimo ovviamente è questo. Ah, okay. Vabbè, ovvio. Bellissimo! Essenziale. Allora, io adesso mi sto immaginando Tuk-tuk che va sempre in gioco con questa ranocchietta in testa. Che sempre in perfetto equilibrio, che di tanto in tanto fa uscire delle bolline. O meglio, Tuk-tuk si ferma. Aspettate tutti. Esce una bolla. Ho avuto un'idea. Questa che è la Vosbolla. La Vosbolla. Tuk-tuk, se vuoi te la posso adesso vincere. Allora, va bene, ti darò. Aspetta, fammi guardare. Dove sono i miei soldi? Ti darò 4 monete d'oro massimo per ogni prova 4 volte. Però. Ok, Ludo, io provo 4 volte. Ma lo puoi fare anche da sola? Sì, vado. Vai. Vai. Ok, vai. Gli altri soldi mi tengo in casa. Ok. Intanto ti spendi. No, te li do ogni volta per 4 tiri. Ce la possiamo fare. Secondo tiro, crediamo nella ranocchietta. No, mannaggia! No! Io mi dirigo nell'arashibo, nel vai, ci sta! Hai fatto tre! È un vicino questo! Vabbè, mi tolgo i soldi! Faccio... No! Posso dire... Devo andare al negozio e sapere dove è stata recuperata la ranocchia. Ma se vuoi posso fare altri tiri. Mi servono solo altre monete. Dammi altre monete e faccio altri tiri. Ma tu c'hai più soldi di me. Dai, te ne faccio uno gratis io. Un altro tiro. Va bene, se lo fai gratis. Qua c'è letteralmente questo è l'ultimo, anche perché mi dico, non è che costa così tanto, la resistenza che costa 100 monete. Sì, è l'ultimo. Sì, prendo la... Grazie Perry. Aspetta, però sto pensando, sembrava utile anche il medaglione.
no, ci serve a nulla. Basta. No, ce, la, ce l'avete già il medaglione. Comunque. Ce l'ho io il medaglione. Vedi che mi prendo. Andiamo, vedi che... contenti, andiamo alla zona cibo. Allora, nella zona cibo. Aspettate, scusate, scena dedicata. Giustamente, come ha detto Knam, do i crediti. Vedo la un'occhietta in testa. E ora sono contento. Grazie, Peri. Allora, la zona cibo è tipo un po' una sagra di paese con i cibi dei delle varie parti del mondo. Tanto che, appunto, c'è per esempio la zuppa di Sylve, che è una specie, che è un luogo che fa tutte specialità. Dei Long Strider, che in questo caso è tipo una zuppa fatta da radici, erbe medicinali, noci e un po' di edamame. Dicono che sia corposa e buona. È corposa e buona, te la consiglio. Poi c'è invece la capanna del granchio per la costa di corallo. Dove fanno... No, ma è cattivissima sta cosa! Vabbè, le gambe dei... I flamingo, come si chiamano i flamingo? Ah, quelli rosa? I fenicotteri. Fanno le gambe di fenicottero fritte. Che dicono che siano estremamente piccanti. No. Poi c'è, invece, il... per gli Highlander... C'è il nido del cuculo che praticamente fa il piccione in agrodolce. In realtà era il corvo, però ormai il corvo è il piccione. Il piccione in agrodolce, classico piatto del Highlands. Ma c'è anche la polenta in mezzo come in Veneto? Oppure... Sì, c'è anche la polenta in vento. Perfetto, polenta rosei. E per finire, per i nostri amici delle Wildlands, si chiama Wildlands? Sì. Ok? Credo. C'è la taverna di Helmwood che fa i funghi in umido con patate affumicate. Buono. Allora, io vado per le gambe di fedicottero fritte. Ma Gufo si trova a quello dei Woodlands? Io in realtà penso che sono in giro tra tutti perché sto prendendo ricette, se me le danno, ovviamente. Ah, ok, non sei in uno fisso. Allora, stavo a servire in quello dei Woodlands, ovviamente. Poi ho iniziato a muovermi, prima che arrivasse voi mi sono iniziato a muovere magari per prendere le ricette di tutti. Aspettate. Infatti... Se notate, tutti hanno, ovviamente, decide il locandiere se effettivamente è così o no, magari hanno un bigliettino piccolo dove c'è scritto semplicemente con delle grafiche venite a trovare la locanda del cervo brutto. Ragazzi, però, Ludo ha fatto... Ludo ha fatto... Dopo vi dico. Pazzesca. Allora, Gufo, tu non prendi niente o vuoi prendere qualcosa? Io sto più che altro servendo. Ok. Quindi... Cibo gratis, essenzialmente. Sara, tu cosa vuoi prendere? Io vorrei provare quello degli Highlander. Ok. Mi devi fare un tiro di agilità. Normale? No, te l'ho chiesto io, non ti preoccupare. Sì, hai detto la facile. Ok, allora, perché praticamente... Devi prestare molta attenzione. Perché, allora, costa 5 monete d'oro, però non togliertele. Perché praticamente, essendo fatto usando i corvi, per poco non ti scheggiavi il dente per questo tiro agilità, perché trovi che questo corvo aveva mangiato una pietra preziosa che vale 5 monete d'oro. Quindi Non toglie più cazzo. Ma chi cazzo pulisce gli uccelli? Scusa, ma che ne so, c'è scritto qua. Ma scusa, l'hai visto Tuk Tuk? L'hai vista l'altra Highlander? Non è che sono degli esempi di genere. Rick, tu cosa ti compri? Io vado dalla zuppa in umido lì, da me. Funghi in umido. Allora, costa 7 monete d'oro. Devi togliere. Boia, 7. Sì? Vabbè, hai la vita piena? No.
Ok, sì, ti riprendi. Ah, sì, invece sì. Ah, ok. Vabbè, ti saresti ripreso della vita. E in più, adesso hai. Ti regalano da tenerti. Che cazzo è? Scusa. Non potevo mettere più comodo, figa. Che cazzo ne so che com'è un. Ma cioè, ecco, se posso chiedere una richiesta, sì. Io metterei la prossima volta la ricerca, ecco. Perché so come mi dicono: io tengono questo. E che cazzo ne so. Vabbè, scriviti, che hai uno stuzzicadenti in metallo pregiato. Ok. Praticamente il cucchiaio con cui ha mangiato, staccata la parte del cucchiaio, è costruito sul segreto. Gabba si è mutato. Dicevo andavo su dei gambe di fenicottero. Gambe fenicottero, devi farmi un tiro salvezza su Might perché sono molto piccanti. Porco due, mi cago addosso. Se muori così rido, Se muori così rido. Ah, ti puoi fare dei danni, poi. Mi devi rifarlo. Non hai fatto in tempo? No. Vai. Ma dai! Allora, no, in realtà non ti prendi danno, però non ti... E costa 5 monete d'oro, levatele, e no, ti avrebbe ridato 8 di salute, ma no. Beh, a questo punto, Ludo, l'unica cosa che è rimasta come piatto è quello dei Long Strider, giusto? Sì. A questo punto, intanto che loro stanno facendo il giro, sono anch'io lì dal loro banchetto che sto prendendo la ricetta e mi sono comprato un piatto per assaggiarlo. Costa solo 5 monete d'oro, quello che costa meno, e ti dà 5 punti salute. Niente di strano. Ok, va bene. Okay. La prossima ci manca. Allora, se dovete comprare qualcosa al negozio, ma avete preso tutto quello che volevate, quindi non vi serve. E la ricchietta! Cioè, sarebbe la leggitrice di mano. Ma qua, io invece vi invito ad andare avanti e vi voglio solo dire cos'era questa cosa, che è geniale! Cos'è? Cioè, praticamente ti dice, Madame Cadabra farà lettura dei palmi di mano per una moneta d'oro e lo farà per solo un membro del party. Scegliete tra le seguenti profezie quella legata al prossimo manuale che farete giocare ai giocatori. Cioè, cazzo, è fighissima, perché appunto dice, se gli farete giocare House in the Manor, dice, vedo una grande casa nel vostro futuro, ma anche una piccola casa piena di enigmi, cioè, quindi tipo un'anticipazione, bellissimo. Non vi ci faccio andare perché non ho niente da dirvi, però. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo nella piazza principale. Esatto, quindi. Vi ricongiungete alla folla nella piazza principale, pronti per la lettura del cercastelle. Il chiacchiericcio attorno a voi si zittisce appena la roboante voce di Pernacius Tissel, il sindaco della cittadella vagabonda, sale sul palco e indossa i vestiti reali dei Long Strider. Per chi vuole può fare... Magari Sara, metti, visto che siamo un po' più senza combat, metti le count a quelle... Ah, chiedo venia. No, magari dopo i dadi, allora. Scus. Ovviamente, per il saputo della propria cultura. Ah, però mi sei io passato? Lo sappiamo tutti. Allora... Io no. A parte Ludo, a parte la cittadella vagabonda è una delle due uniche città vere e proprie nel mondo rimaste. Nello specifico, perché dopo il cataclisma, lo scompenso, le grandi città sono state distrutte e sono rimaste solo i villaggi. Questa si è salvata perché è costruita al di sopra di una grande piattaforma di terra che fluttua nel cielo e viaggia atterrando in vari punti di Mithas. Atterrando spesso nei punti dove una volta sorgevano le più grandi città.
E esatto. Come in questo caso le persone possono salire o scendere. Possono scendere e salire. Le più... cioè, poi la fiera più grande, che non è questa, è un'altra, è quando una volta all'anno la cittadella fluttuante atterra vicino al passo del grande fiume, che è la seconda, l'unica altra città grande rimasta. Ok. Quindi lì ci possono essere grandi scambi. Giustamente. Sì, vabbè, poi appunto lui è il rappresentante del Consiglio della Cittadella, che è l'organo politico che guida la città. Il Gran Consiglio è fatto da 7 persone. Il Consiglio le persone del Consiglio sono nominate dal sindaco all'inizio di quando viene eletto. E i termini del sindaco ogni 5 anni. Le regole dicono che i non maghi devono essere la maggioranza del Gran Consiglio. E tutti i consigli si svolgono attorno a un tavolo cerimoniale circolare. Questo è fatto di astonite, che è un materiale che neutralizza la magia, per contrastare il fatto che uno potrebbe venire possessato, charmato, tutte le cose che fate voi. Ci sta, okay. Ci sta. E per Nature Fist è un pomposo ma tuttavia gentile sindaco della cittadella vagabonda per ora. Ed è al suo secondo termine come sindaco. Benvenuti e benvenute, amici della cittadella! E fa segno di stare in silenzio. È il mio grande piacere introdurvi Dil Tolgras, il pastore che ha condotto a noi il Cercastelle quest'anno. Mi è anche stato detto che un gruppo di maghi qui presenti hanno aiutato a salvare il Cercastelle da circostanze svantaggiose. Quando dei sabotatori hanno cercato di rubarlo, questi coraggiosi individui hanno distrutto i loro piani. Vorrei invitarli a salire sul palco con me. Saliamo. Io salgo. Ah, pensavo ci chiamasse... Saliamo! No, adesso, anche se il nome è un po' too much. Vedi che, appunto, vi sale, vi applauso ovviamente dalla folla, e vi fa sedere vicino a lui mentre continua a fare il discorso. Cercando la guida del sacro Lumus dalle stelle, chiedo a tutti voi, pubblico, ma anche ai compagni seduti tra noi qui vicino, ditemi, qual è il desiderio che farete questa notte per il vostro futuro? Può dirlo? Potete ciascuna testa dire un desiderio. Raccontare le mie gesta tramite le canzoni, che questa canzone è dentro delle i testive. Ci sta. Io vorrei soddisfare il mio desiderio più grande, che ripeto dalla prima sessione. Vorrei finalmente avere abbastanza soldi da cambiare nome. Io semplicemente voglio cercare di capire perché sia arrivato qui. E quindi il mio che miseria di merda, però possiamo dirlo. Cioè, qualcosa, non so, avere 60 pasticcerie, qualcosa di un po' più. Io desidero bere ogni liquore del mondo e farmi amici tutti gli animali di ogni regione. Ok. Ce n'è uno molto molto in fondo che è fin troppo convinto di questa cosa. Ah, sì, ce ne sono uno. Sono tutti in silenzio, c'è uno che fa Ok, è il momento che abbiamo tutti aspettato, e prende in mano il cercastelle, inizia a girare i cerchi immettendo un certo codice, mentre mormora un incantesimo. Quando lo molla,
lo Star Seeker rimane fluttuante nell'aria. Abbassiamo le luci in questo modo che il cercastelle possa predire abbondanti cascate di stelle per il prossimo anno. Scribi, state pronti a segnare dove cadranno le stelle. Studiosi, abbassate la testa e preparate a scrivere. Iniziamo! Il cercastelle inizia a girare e sempre più velocemente. Linee d'oro che connettono simboli che riconoscete essere costellazioni iniziano a brillare. Alcune le riconoscete, altre no. E sono tutte magnifiche. Ogni volta che viene illuminata una costellazione viene anche mostrato dove cadranno le stelle quell'anno. Questo è essenziale per capire dove andare a raccogliere la polvere di stelle che serve per difendere le terre ancora esistenti. Quando l'ultima costellazione viene mostrata rimane qualche secondo in più prima che il filamento d'oro si disgreghi. Ed eccolo! Un anno rigoglioso! Ancora! E vedete che mentre lui continua a parlare soprattutto di come si ricandiderà e dovrebbero sostenerlo, vedete che Dill vi abbraccia riconoscente da dietro. No, vi abbraccia riconoscente. Vi abbraccia da Dill, nel senso che, vabbè, vi abbraccia riconoscente. E aggiunge: Maghi, avete la mia più eterna gratitudine. Spero che sappiate che se vorrete, da noi avrete sempre una casa. Vi decide di dare un bonus. Vi prendete 5 pezzi d'oro in più. Cioè, in realtà il prezzo base era 20, vi aveva dato l'extra già di 5, quando avevate pattuito, vi dà altri 5 extra. Ecco, così recupero i soldi che ho speso prima. Esatto. Dai, grazie Did, è sempre un piacere fare affari con te. Ah. E mentre alle sue spalle ancora la pioggia d'oro del frammento distrutto gli cade, facendogli da sfondo, lui sta per allontanarsi per tornare alla carovana e partire, vi fa un occhiolino e dice: sono sicuro che ci rincontreremo, ma fino ad allora possano le stelle guidarvi. Signori, è finita la campagna! Potreste level appare, ve lo faccio fare solo così per divertimento, se volete sbirciare cosa potete prendere, però... Ci sta, ci sta. Cos'è? Cosa sto vedendo? Magecraft Die? Oh, questo sarebbe stato molto comodo. Ah, questo è quello che ha UFO per curare. Sì, radia. No, no, i vari. Sì, 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 i cose radiali sono i miei, sono veramente comodi. Oh, anche nuova roba adesso. Gravimante. Bello! Allora, vi dico, una mia abilità è tipo, vabbè, giusto per curiosità, faccio danni, i prossimi alleati che colpiscono lo stesso nemico si curano di 5. Quindi io posso restaurare ogni cosa vivente a piena salute. Vabbè, all'inizio di ogni turno faccio recuperare una vita a tutti gli alleati a fianco. Letteralmente sono diventato un paladino con le aure in questo momento. Ma poi sì. Cos'è? Io ho indubbiamente. Ah, questo. C'è un altro che? No, ma cazzo, una frega, il 40% di tutto l'altro è molto brutto. Vabbè. Comunque, veramente carino. Veramente, veramente carino. Vai, vai. Cosa succede se clicco End Adventure, secondo voi? Non lo so. Ci chiude la sessione a tutti, probabilmente. Sì. Non lo so, vabbè, non lo clicco, lo clicchiamo a fine live. Vabbè, facciamo fine live. Perfetto.
facciamo le nostre considerazioni arrivati alla fine della campagna. L'unica critica che devo fare forse è le combat un pochino troppo facili. Allora, però... raga, le combat facili, io ho inventato tante di quelle stronzate perché non potevano curare, nessuno poteva curare, ma c'è una cazzola che mi sono inventato, chiaramente non avevano pensato alla cura. In più, i lupi ovviamente non hanno segnato nessuna parte, super cazzola anche lì. Non lo so, cioè loro ti danno tre range di nemici, tipo ti dicono lei è due guardie, lei è quattro guardie, lei è sei guardie, cioè per loro questo era molto difficile. Allora capisco che con la questione dei tiri sia molto difficile da prevedere perché un gruppo sfortunato può succare tanto, però ammetto che mi è sembrato veramente facile. Allora, onestamente forse per quattro giocatori è stato tanto facile, ed è tanto facile anche se si hanno delle classi, cioè se si è molto distribuiti a livello di capacità. Perché c'è, ad esempio, noi avevamo il Perry che faceva un sacco di danni, io che comunque sia, hai visto, stavo rischiando di morire in tre turni, sono arrivato al massimo della vita. Di nuovo. Infatti io volevo mirare te per non Non lo dico solamente perché le usavo io, ma me ne sono reso conto, le cure qua erano gigantesche, erano fortissime. Sì, e vi dico, ovviamente, non si può, che una, a me dispiace quanto me non si può ingoiare sui tiri. No, ovviamente esatto. No, non c'è nessuno strumento per quello. Ecco, effettivamente su questo, più che le combat facili, io direi che il sistema è molto semplice, ma è anche molto portato per i giocatori. Perché sì, avendo i nemici solo con 4 di vita e tirano un singolo dado, allora tu fai veramente beh, poco. Ma è così anche quando inizi qualsiasi gioco, se ci pensi ai goblin di D&D, hanno 6 punti vita e ti fanno 2 danni, è la stessa cosa, è il numero in quel caso. Sì, però se alla fine qua il numero è fisso, io utilizzerei dei nemici un pochino più... No, grossi, più che altro sai cosa? Avevamo troppa vita noi. Perché noi siamo messi a livello 1, avevamo già 16 HP, che sono tante a livello 1. Mm-hmm. Cioè, io pensavo 10, 12, proprio esagerare, ma 16... Allora, avevamo un sacco di vita. Sì, ammetto che non so se sia più facile... Cioè, scusa, se è più difficile, altri moduli siano più difficili, questo secondo me era tanto, come combat era tanto facile. Se è un tutorial alla fine. La siete giocata bene, comunque, diciamocelo, però era anche un bel... Allora, è molto portato per i giocatori, non so se il gioco stesso, quindi il sistema stesso, o solo questa storia, ma è molto più per i giocatori che per il master stesso. Cioè, il master deve semplicemente far divertire gli altri, e i giocatori si sentono molto di più gli eroi, tra virgolette, che riescono a eliminare tutti i problemi. Ed è molto più eroistico da questo punto di vista, spaventa molto di meno. Eppure c'è la possibilità. Non abbiamo neanche mai visto cosa succede se andiamo a 0 HP, perché non è mai successo. E ci ho provato, imbrogliando in tutti i modi. Imbrogliando in tutti i modi. E Sara e Gab, voi avete qualcosa da... No, oltre alle combat come dicevo inizialmente, no, perché le atmosfere ci sono, ben curato dal punto di vista grafico, interfaccia utente buona, io valuto queste cose perché mi focalizzo di più su questo, a livello di usabilità quindi ottimo, e per me sono le combat un po' tanto facili, direi giusto questo. Poi metterei la cosa che puoi sistemare gli audio degli amici, perché puoi farlo non solo globale, non... Ah sì, ecco, e l'altra cosa era di, come si dice, di, oddio, domani lo dico, che evidentemente è un gioco, cioè ora magari questo modulo nello specifico, però si vede che questo è per una prima volta player. Sì, è molto portato per il giocatore delle prime ore, funziona così. Cioè, secondo me, se non si riesce a fare una sera e vuoi così provare a lurare, e magari, magari smanetti un po', o magari smanetti un po' e ti puoi fare le tue cose. Sì, anche perché vi ripeto che un modulo, questo era gratis, ne hanno rilasciato un altro gratis, tra l'altro. Quello per Halloween. Sì,
Però tendenzialmente un modulo costa 9 circa e ha 5 sessioni, quindi. Volendo, se uno si divide il Sì. costo, tutti i giocatori, A basta. voglia, ma. Sì, tutti i giocatori sono praticamente 2 euro a testa. Sì, però per 5 sessioni. Ma Quindi, ragiono con 2 euro a Claudio, testa, scusa. minchia, subito. Non lo so. No, deve comprare No, solo lo un compra master. Ah, solo il master. Sì, no, lo deve comprare solo uno, certo. Sì, ma lo compra uno, fa colletta, lo si gioca assieme e poi dopo ognuno si compra un modulo, alla fine ognuno spende 9 euro, ma praticamente si E gioca poi per la chiunque può prima fare il master, cioè nel senso, ovviamente volta. Ludo ha Sì. dovuto inventare un sacco di cose in questo caso perché cioè, era troppo facile il combattimento, però dei giocatori più inesperti, se magari anche non sanno come si faccia da master, vanno alla grande in tutti i casi. Esatto. Sì. Da Devono quanto ho leggere. capito, questo lo deve dire principalmente Ludo, è molto guidato, È anche dal suo terribilmente lato. guidato. Un'altra critica che gli si può fare è che se sei un master proprio nuovo, ti può mettere in difficoltà, ovviamente, perché pensa a tante cose ma non può pensare a tutto. Cioè, non lo so, tipo quando tu mi hai chiesto dei cadaveri, cioè, ovviamente non c'è scritto niente sui cadaveri. Io su due Sì, piedi ho ovvio. detto, sì, vabbè, se sono tre, due lì e uno lì, un giocatore potrebbe avere un po' di Ok, difficoltà. no, cosa devo inventare, cosa devo pensare, e quindi o improvvisa come stai facendo te, o altrimenti dice no, non c'è scritto qui, lì semplicemente come gruppo, se siete tutti novizi, si accetta come cosa, o Sì, se il master è ovviamente vuol dire novizio, si semplicemente non era accetta. Esatto, importante, quindi non ti focalizzare su quello. esatto. Certo, assolutamente. In generale comunque secondo me è completamente promosso come sistema, come regolamento, ma semplicemente appunto come gioco, perché ti funziona benissimo, come diceva Riccardo e forse anche Sara, per rilassarti. Ti trovi con degli amici la sera, non sai che cosa fare, ti prendi questo modulo, te lo giochi per 5 sessioni, per 5 serie successive, poco alla volta, e ti convince, ti funziona, ti rilassa per tutta la sera. E poi dopo, appunto, lo sto facendo vedere Ludo perché sta continuando a fare una carrellata con tutti gli artwork. Sono uno più bello dell'altro. E sono tutti in movimento. Cioè, anche solo qua adesso che vedi il mare, le onde che continuano a muoversi avanti e indietro, c'è cioè la differenza tra il giorno e la notte. Sì, Guarda, posso adesso mettere delle varie cose. niente mostro e poi Cioè, mostro. ca ca capito che, queste, che questo è gratuito. E questo è gratuito. Sì, Ma poi altri una cosa che ho modi. apprezzato è che se tu compri il pacchetto, poi l'immagine, tutto quello che immagini, i token di Ah, personaggi ti rimangono. ok. Quindi nel senso, cioè, uno potrebbe, se Giusto. compra l'avventura, compra anche tutto. E si fa Quindi la sua esatto. avventura custom. Esatto, cioè, quindi boh, non so, tipo, so che c'è un'avventura di ambientazione piratesca e so che è tipo un assassino sulla nave, Murder Ok. Mystery. Io posso dire, a me fa schifo il Murder Mystery, mi compro l'avventura, prendo i token e mi faccio che è in realtà un'avventura di La combattimento. classica avventura tipo da pirati, con più pirati piuttosto che senza Però, nave. cioè, Andrea scrive nella chat che secondo lui è troppo guidato. Ovviamente è super guidato, nel senso, cioè, è un'esperienza Sì. molto specifica. Non Cioè, è. se c'è. Esatto. Cioè, è una roba da fare 5 sessioni, per forza, cioè, nel senso, secondo me, per forza le guidato. Sì, ma io, cioè Ludo, tu che stai facendo da master, se tu volessi cambiare qualcosa, modificare, però l'avventura che stai leggendo lo puoi fare o devi per forza poi rientrare dove ti sta dicendo lui? Allora, è un po', cioè, se sei un master navigato lo puoi fare, perché io tipo l'altra volta erano due sessioni diverse, io ho preso, cancellato, rimesso, spostato delle cose ed è stata una sessione unica, quindi si presta a delle modifiche, però Ok. devi tenerti i pezzi in te, cioè nel senso non è fluido di per sé. Secondo me Mettiamola questo. così, cioè è come comprare i manuali di avventura e poi dire, ah, ok, questa parte non mi piace, la cambio. Sì, esatto, è un manuale No, d'avventura secondo tendenzialmente. me sì e no, perché da come ne sta parlando Ludo c'è anche il fatto che le schede comunque in un certo senso sono, tra virgolette, procedurali. Quindi ogni volta che entri nella scheda c'è quella parte lì, quindi eventualmente dovresti modificare quella. Allora, e poi scusate, Quindi c'è con un po' un'altra più di cosa per preparazione. correttezza. Cioè, in teoria tu puoi da master, cioè se noi giochiamo una volta a settimana, io tra una settimana e l'altra posso già vedere tutto. Leggermi e prepararmi e cambiare. Quindi potenzialmente un master che vuole più libertà con questo tool, che in quel caso onestamente non glielo consiglio, però potenzialmente può farlo, che
si va a vedere, tipo questa volta si voleva preparare un'altra cosa, ci sta. Un combattimento aggiuntivo lo potevi fare, cioè se Sì, tipo... puoi farti una nuova scena con delle nuove, dei nuovi elementi, assolutamente. È anche abbastanza facile da quello che ho potuto capire. Insomma, diciamo, per rispondere quindi ad Andrea al fatto che sembra troppo guidato, sì, ma perché vuole essere così, perché vuole essere per appunto tutti questi novizi. Sì, c'è. Magari non è il prodotto perfetto che riesce a fare tutte le cose che tutte le persone vogliono aspettarsi, ma per quello che si sta promettendo che sta promettendo di fare, lo fa benissimo. Da quello che sto vedendo io, lo fa benissimo. Quindi Comunque comunque se tu questa... lo acquisti con questa idea, ok, è un po' come, cioè, se lo acquisti con questa idea ti funziona bene. Se lo acquisti con l'idea di voler fare qualcos'altro, è come voler prendere una bici e andare in autostrada, in un certo senso. Comunque io pretendo un sondaggio sulla Gilda per fare sì che la rana sia la nuova emote. Ci può stare, ci Ma può tra l'altro, cioè, la stare. descrizione dice soltanto È una rana carina che soffia bolle. questa piccola rana blu e verde soffia bolle, appunto. Non ho Perfetto. capito qual è l'utilizzo che dovrebbe avere sta cosa, però. 10 monetine d'oro. Cioè, Io me sì. la sarei comprato, effettivamente. Vero? E poi il gioco d'azzardo è bello. No, No. no, 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 no. Queste Cazzo dici? cose non le possiamo dire su Twitch, credo. No, no, lo Non lo so. so, sono rimasto Però è indietro, stato però. divertente vincere la rana, fine. Con l'ultimo Tanto, punto. altra cosa carina, poi vi lascio riposare che giustamente si è giocato da un po', ma ovviamente io non l'ho usata. Allora, sì, è l'avventura già fatta, tutte le musiche cambiano, ma potenzialmente ha questa feature carina che non ha Roll20, almeno, oddio, forse sì, però puoi mettere due tracce audio in contemporanea, la musica e i sound. Tipo, Ok. esempio, adesso c'è il downcast, no? Che è questo. La sentite la musica? Io sopra ci posso mettere il vento, e c'è il vento, o la pioggia, se vogliamo. Non la sento, però. Oh no, Ma mi così. sa perché l'hai disattivata delle impostazioni. Però io la sento, sì, è figo. No, Roll20 ti consente di mettere una musica, ma solo se la scarichi e poi la metti come Esatto. playlist Sì, interna. però si può mettere una E la musica devi unica. mettere tu. Qua Ah, sì, invece no, divide. Questo è il Questo non bosco, succede, vedi? la taverna. Figo. Quindi, potenzialmente. Va bene, quindi direi che è stato promosso ovviamente se, però per un'esperienza molto specifica. Sì. In futuro magari ci giocherò un po' e capirò se si può anche usare proprio come tool tipo Roll20. Per ora, secondo me, non ne vale la pena, però ci guarderò. Per ora è più, secondo me, un'esperienza che appunto con un gruppo di persone si mette 2 euro a testa e per 5 serate sei a posto. Essenzialmente è un gioco multiplayer da Steam, non è un strumento per giocare di ruolo come è Roll20 piuttosto che Outer Foundry, ad esempio. Oh, intanto sarebbe stato strautile in lockdown. Sì. Mamma mia, sì, tantissimo. Sì, anche perché, ripeto, cioè, questo ovviamente vale per i master novizi, ma anche per i master che non hanno tempo, banalmente, ecco. Guarda, forse l'unica cosa che farei in futuro se la riportassi è me lo leggerei prima. Cioè, io 2 ore prima della sessione me la scrollo e capisco bene dove si vuole andare a parlare, così so come gestire meglio la sessione. Detto questo, io raga vi ringrazio un sacco che mi avete dato 5 serate del vostro tempo per questa cazzatina, quindi siete super gentili e ringrazio chi è rimasto ad ascoltarci finora per aver ascoltato questa sessione così strana, così improvvisata, così... Grazie Beh, davvero direi per anche essere venuto. ringraziamo Ludo per quello che è riuscito a fare. Nonostante Olè. tutte le cose abbiamo sempre detto che è stato tutto molto guidato, è riuscito a improvvisare tutto al momento e a cambiare in corso d'opera le cose per farci vivere questa storia. No, Love, sei tu bellissimo. Siamo tutti bellissimi. Siamo You tutti are bellissimi. breathtaking, no? Sì. Io You are lo conosco un breathtaking. meme. Hai Brava. visto? No, Allora, bravissimo, Love. bene. No, ma
fatto niente, però, e soprattutto non so perché sta cosa mi ha fatto venire voglia di masterare. Vedremo se avrò tempo, però. Però ammetto che, cioè, perché appunto continuavo a dire, cazzo, ma perché non si poteva scriverla così sta cosa che qui. Ah, ultima cosa prima di salutare. World building molto figo, devo dire, cioè, perché comunque aveva degli spazi di intuizione molto belli. Allora, detto questo, ringrazio tutti. Anche. Sì, cioè, anche originale. Non mi dava l'idea della, questo è come qualcosa. Sì, non c'era mai che si diceva, sì, questi sono gli elfi di questo mondo, queste sono le cose, esatto, di questo mondo. Era tutto quella... un punto. Sì, cioè, adesso Rob l'ha scritto così, ma cioè, ipoteticamente anche fare una campagna di normale con ambientazione non è brutto, cioè, perché l'idea del post-apocalittico fantasy con le strisce di stelle, quindi le stelle sono una risorsa essenziale, carino. Mm-hmm. Detto questo, io davvero vi ringrazio un sacco per chi è rimasto a seguirci, ringrazio un sacco i giocatori, vi do appuntamento a domenica prossima, e detto questo... Forse vi saluto perché proverò a cliccare il tasto ad Adventure. Yes! Quindi vediamo se sarà un saluto. Intanto, grazie mille a tutti. No, niente. Dici solo che possiamo selezionare un altro Adventure adesso. Ah, posso. Va bene. Va bene. Awkward ora, questo momento. Ciao, domenica prossima. Ciao.